Su quell'elicottero bianco si fissarono per lunghissimi minuti gli sguardi del mondo intero. Era il 28 febbraio 2013 e su quell'elicottero Papa Benedetto XVI stava lasciando il Vaticano per ritirarsi a Castel Gandolfo dopo la rinuncia al pontificato. Sono passati 5 anni da quel breve viaggio che ha cambiato la storia della Chiesa. Alcuni giorni prima, l'11 febbraio, nel corso di un concistoro straordinario, Josef Ratzinger aveva sorpreso il mondo intero con un clamoroso annuncio. Ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate. Le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Era la comunicazione della sua clamorosa rinuncia al pontificato. Primo papa nell'era moderna, secondo nella storia dopo Celestino V. Subito dopo la rinuncia fissò nel 28 febbraio l'ultimo suo giorno di pontificato e nel pomeriggio di 5 anni fa lasciò il Vaticano e raggiunse Castel Gandolfo, dove iniziò quella che definì l'ultima parte del suo pellegrinaggio. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Dalle 20 di quella sera, alla chiusura delle porte del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, iniziò la sede vacante e si aprirono le fasi che portarono all'elezione di Papa Francesco. Benedetto XVI, Papa emerito, è poi tornato a vivere, umile e discreto, nell'ex convento sul Colle Vaticano.